Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Forza Horizon 5. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Eravamo con la nostra Ford Mustang da accelerazione, un bolide veramente devastante. Oggi però ci andiamo a fare qualcosina di diverso. Quindi andiamo subito a modificare una delle nostre auto, perché come vedete dalla mappa sono andato a selezionare un po' di gare off-road, rally, insomma quelle che ce ne mancano effettivamente di più. Ne dobbiamo fare tante di queste, quindi andiamo a togliere un pochino qualcuna di queste gare, nel mentre che aspettiamo sempre a 250 GTO, che pure quella richiede un pochino di lavoro, eh. Poi ci manca, come detto, ancora un altro dei nostri gioielli dimenticati da andare a recuperare, due che ce li hanno già consegnati che dobbiamo andare a ritirare. Comunque sta di fatto che andiamo al nostro garage, perché a questo punto ragazzi, allora intanto sfogliamo un attimo queste qua che ci va ad aggiungere le ultime che abbiamo preso. La 205 rally potrebbe essere utile, però una da rally già l'abbiamo fatta, quindi abbiamo fatto la 205 turbo 16, quindi è inutile andarne a fare anche un'altra. Quindi andiamo a selezionare una delle nostre auto che abbiamo già visto, e probabilmente già avrete fatto un pochino l'occhio, perché ve l'avevo detto, una di quelle che volevo modificare per fare un po' di gare off-road. Ce ne sono tante, quindi ne andremo a modificare diverse. In realtà anche la metro che non abbiamo mai utilizzato potrebbe essere interessante. Allora facciamo una cosa, selezioniamo questa che anche era una bella bestiolina del gruppo B. Non l'abbiamo ancora provata per niente, quindi non mi è mai particolarmente piaciuta, però le auto del gruppo B sono tutte leggendarie, quindi va testata anche questa qui. Andiamo a vedere il motorone, avevano tutte una potenza devastante, erano praticamente tutto motore queste macchine. Senti con quale sound. Ok, no, va provata signori, poi andiamo a modificare un'auto che abbiamo nel nostro parco auto, e questa qui però... Sì, ogni tanto magari andiamo a provare anche quelle che già abbiamo a disposizione. Corsa mista, debutto nella corsa mista di San Giovanni. Quanto amo il rally, completa tutte le gare su sterrato. Vabbè, questo lo faremo dopo. Ci andiamo a teletrasportare direttamente qua. Oddio, quanta strada dobbiamo fare? Non tantissima, quindi magari possiamo pure sfruttarla per testare l'auto, no? Almeno facciamo anche un po' di pratica con l'auto, che non abbiamo ancora per niente provato. Questa è un altro di quei bolidoni da panico. Allora, se tagliamo qua forse riusciamo a prendere anche il cartello dell'esperienza, oltre a un sacco di cactus sui denti. Comunque, signori, tra poco arriverà il momento in cui andremo a spippolare le auto, tra virgolette, liberamente, nel senso, non che adesso non lo facciamo, già lo facciamo, però quando avremo completato veramente tutte le gare, farò episodi solo ed esclusivamente, diciamo, dedicati a quello che è il comprare auto, modificarle e testarle, perché poi effettivamente quello c'è. Dobbiamo ancora fare in realtà il nostro... tracciato personalizzato. Voglio spippolare un pochino la mappa per vedere effettivamente che tipologia di tracciato possiamo fare. Andiamo a questa corsa temporali, ma ci sta, sono tre giri. Andiamo, no, con la notte. Avevamo fatto anche questa qua, che rimane comunque una di quelle chicchette proprio delicatissime, delicatissime. Però adesso ci andiamo a provare questa qui. Poi andiamo a prendere un'altra auto che già abbiamo. Già, potete immaginare, dai, si assomigliano anche un pochino. La modifichiamo, la facciamo un po' bella putente e ci andiamo a fare un po' di rellini anche con la Renault 5. Da molto abile esperto, vogliamo tornare esperto? Proviamo. Sì, è vero, le ultime volte erano con gli altri carretti, quindi a esperto vediamo un pochino se riusciamo, testiamo. Se può fa, tanto... dobbiamo riabbassare solo quando andiamo a prendere i nostri macinini, che effettivamente non hanno abbastanza potenza. Questo qui in linea teorica potenza ne dovrebbe avere. Mo dobbiamo... Oppela! Ah no, però ha tenuto bene in derapata, eh. Sì, però guarda là quelli là davanti, come fanno ad essere così veloci? Mi scusi, siamo appena partiti.
Tra l'altro che figata anche dopo la pioggia, il terreno leggermente umido, bagnato con questa luce che dovrebbe essere l'alba in linea teorica. Quindi cattiveria nell'inserirci, che non ha premiato tantissimo in uscita naturalmente, ma abbiamo puntato alla staccata con questa metro. Attenzione, mancano i deltoni, mancano i deltoni, signori, mancano le lancia, anche la Stratos. 0,37, insomma, ci manca la lancia per i relloni, ma va bene che ce ne sono di altre valide. Ci sarebbe anche l'Audi 4 in realtà da poter provare, quella mi sa che non ce l'abbiamo, dovremmo comprarla. Non è la versione prepotentissima, dovrebbe esserci quella stradale, però. Aia, questa. Mi sa che esperto non ce la facciamo. Cioè, esperto dipende dalle auto comunque, più che altro, perché ci sono alcune che, sì, ti mette sempre con quelle della tua stessa categoria, ma altre riescono ad essere più performanti e a dar battaglia. Qui in questo caso, oddio, il primo già si era visto che se n'era andato, però per dire, vedete, comunque la gara non è che abbiamo fatto grossi errori, comunque stiamo guidando al massimo delle nostre potenzialità, per quanto sia la prima uscita con quest'auto, quindi dobbiamo ancora un pochino conoscerla, però sta di fatto che i primi vanno un pochino tanto a cannone. Abbiamo accorciato un poco le distanze, ma troppo poco, penso, per poter puntare al... Questa si butta tanto in derapata, in realtà in queste fasi perdiamo. Abbiamo recuperato comunque troppo poco da poter sperare in una remontata. Si traversa tantissimo e non sguiscia un po'. Per carità, qualche piccola modifica si potrebbe fare anche facendo rimanere le auto comunque nella loro stessa categoria, però già magari andando... Qua penso che pure gli pneumatici non siano propriamente adatti, perché secondo me va a sguisciare anche un po' troppo. Vedo un po' troppo sguisciosa. Questa mi sa che è da rifare, però a questo punto, questa ce l'andiamo a rifare con l'altra auto che andiamo a modificare. Meno... Sempre con la stessa difficoltà, non è che andiamo ad abbassare al momento, e poi vediamo con l'altra auto come siamo messi. Però ci prendiamo, o meglio, proviamo a prenderci la rivincita andando a modificare un altro bolide, farlo competere con questi qui che comunque hanno una certa prepotenza. No, vabbè, questa non si è offesa, perché abbiamo detto che non ci è mai particolarmente piaciuta, secondo me. O bruttina, possiamo dirlo liberamente. Qui va bene, è da rifare, dai, è da rifare. Una sesta ignobile posizione per la metro. Dai, per piacere, per piacere. Andiamoci a prendere la nostra Renault 5 Turbo dell'80. Oh, vediamo un pochino. Questa anche ha... Apri tutto. Questa è più modesta al momento, ma può dire la sua, non è già realistica al momento, ma ce la faremo diventare. Guardala lì. Bruttina pure questa, ma no, non t'ho festa. Sto scherzando, sei simpaticissima. E proviamo la prima un attimo, come sempre, 100 metri ci facciamo, giusto per vedere com'è prima e dopo. Madonna, se non gira. Questa va devastata. Guardalo. Molte auto da rally sportive avevano l'HUD giallo, ovviamente per, senza, miglior visibilità nella sportiveggianza.
Comunque, entriamo nel festival perché questa va modificata, potenziamento e messa a punto, siamo qui disponibili. Allora, aspetta, prima di tutto, kit carrozzeria. Perché questa si può fare di... Ah, no, aspetta, però se la facciamo così credo che non possiamo andare a modificare nient'altro. Questo set preimpostato renderà la tua Renault 5 Turbo un vero e proprio mostro del rally in grado di raggiungere velocità incredibili anche nel fango. L'applicazione di un set preimpostato sostituirà potenzialmente le messe a punto attuali. Ok, così come arriva... AS1, beh, oddio, insomma, 77.000 ci sta come cosa. Potremmo anche farlo preimpostato. E poi ci facciamo le nostre modifiche. Si può pure fare, eh. Perché comunque... Allora, fatemi vedere una cosa. Ho sbagliato. Ah, ci mette questa. Qualora volessimo farlo di classe S1. E in linea teorica il kit qua... Allora, fammi vedere. Mamma mia, il 1600 Turbo Rally, quanto cazzo suona bene. 3000 V8. Insomma, per carità, potenza, ma... Dai, dai, di che stiamo a parlare? Vabbè, mettiamo il kit e poi facciamo le cose come... ci intriga a noi. Perché così comunque il motore, non so quale ci vado a mettere, ma... Va bene. Penso che però vada a cambiare pure il motore perché sennò non arriva a classe S con le altre modifiche. Quindi questo è un kit che va a modificare tanta, tanta roba. Mentre per quanto riguarda disegni e vernici, allora io in realtà avevo dato un'occhiata per quelle base di quest'auto di verniciature e sono tutte un po' particolari quelle della Renault 5. Però mi intrigava. Allora, questo qui non è bello. Non è bello. Però, non so quanti di voi abbiano mai seguito delle cronoscalate, le classiche gare di velocità montana. Ci sono spesso queste colorazioni un po' molto retro, giustamente. E questa qui è abbastanza retro e tamarra da starci quasi bene. Non lo so, questa mi intrigava. Mi ispirava a Racing. Mi ispirava a Racing questo grigio metallizzato. Così sembra un po' barbona. Grigio metallizzato blu mi ispira su quest'auto. Quindi va bene così, va bene così. Direi che non cambio assolutamente niente. Salviamo questa che è una delle livree base dell'auto, cioè delle livree di fabbrica. E... sì, perché quella rossa non mi intrigava più di tanto. In questa Renault 5 ci starebbe bene anche la classica livrea Renault bianco e giallo, che se non sbaglio questa aveva in versione realistica, però insomma anche così va bene. Ora, non so se effettivamente andarmi a rifare quella gara che abbiamo fatto prima, che era se non sbaglio questa qui. Vogliamo provare a rifarci questa? Guarda, stavolta però ci trasferiamo direttamente in zona, ci riproviamo questa gara e vediamo un attimino con questa che è di classe un po' sportiveggiante rispetto alla sua originalità, ma secondo me potrebbe andarbe. Ma che me metti queste da gippone? Che gippone? Renault 5 Turbo. Vai di finezza, vai di finezza. Guardala lì. Che poi in più qualche modifica penso che ce la possiamo anche andare a fare. Tipo gli pneumatici, non so se abbia effettivamente quelli da rally. Cerchi si possono cambiare. Insomma, vedi che già ti mette con le auto un po' più di stile. L'Audi 4 pure è un'altra di quelle che dobbiamo andare a modificare. Sempre esperto dovrebbe aver lasciato. Perfetto, che è quello con cui abbiamo appena perso questa gara. Però vediamo se la Renault 5 con il kit rally è più prepotente. Dalla partenza direi no. Azzardo, eh. Azzardo. Dalla partenza la Renault 5 di Ughino non credo che possa fare una figura migliore di quella che fatta dalla Metro, apparentemente. Secondo me ci montano dei kit, delle cose sbagliate, perché... La Celica pure dobbiamo recuperare per i rally, signori. La Celica secondo me ci potrebbe anche stare. Pure questa non... non lo so, eh. Allora, per carità, la potenza ce l'ha. Forse però è la difficoltà che non ci fa apprezzare bene il mezzo. Questa tiene poco poco meglio dell'altra, ma non in modo spaventoso. Dobbiamo andare a vedere effettivamente. No, non tiene un cazzo manco questo. Che pneumatici ci hanno? Perché
secondo me c'è un problema di pneumatici, perché non è possibile che mi fai un'auto da rally e sembra una macchina con le gomme estive sulla neve. Per carità, ci sta la derapation, eccetera eccetera, però dovrebbe tenere anche un pochino meglio, non darti la sensazione di non controllo totale dell'auto. Se no, come fai il rally? Il segno dalla croce e vai. Per carità, ci sta anche come cosa. Signori, ci siamo affidati al kit rally, ma questi non ci sanno mettere le mani. Questi non ci sanno mettere le mani. Questi non sono pratici, non sono del mestiere, si vede. Guarda là i primi. Guarda là i primi. Voi dite che sono una questione di difficoltà? Io non credo. Esperto non è che sia... cioè, per carità, è alta la difficoltà. Andiamoci a mettere le mani noi, per piacere. Allora, andiamo a vedere un pochino lato motore. Questo è quello che ci ha montato con il kit, che tra l'altro non è nessuno degli altri, perché è bello potente. Vedete, il 1600 Turbo Rally è meno potente di questo. Meno 142 cavalli, che è tanto in meno. Infatti scende a classe A. Il 3000 V8, insomma, signori, per il rally non mi suona. Io quasi quasi andrei anche a cambiare motore. Per carità, quello che ci ha messo non lo so. Io, a parte che la farei trazione integrale, che per il rally secondo me sguiscia troppo questa con la trazione posteriore. Sguiscia troppo. L'estetica, vabbè, ci abbiamo il kit. Gli altri kit aveva? Oddio, però. Questi sono uguali, sì. Guarda, sai che quasi ci metterei questo? Posteriormente c'è quel... vabbè. Questo ci aveva messo quel baraccone così. Per carità, questo pure ci sta bene. Questo è proprio rally style. Però a sto punto ci mettiamo questo in questo caso. Cioè, ci hai messo un qualcosa che è più pesante dell'altro? Cazzo di body kit, mi scusi. Cioè, se dobbiamo fare una cosa rallistica, la dobbiamo far fatta bene. Guarda, anche con l'apertura lì sopra. Allora, c'è questo così, questo con le lucette, questo anche con l'apertura che prende... No, va bene questo, va bene questo. Minigonne. Ah, ci mette queste qua che però, vedi, non c'è... Paraschizzi, se fai da rally la devi far bene. A posto. Estetica ce l'abbiamo. Motore ancora non saprei. Motore devo valutare. Allora, il 4... Oddio, ce lo metto. Il motore... Questo mi ispira di più, senza ombra di dubbio, vi dico la verità. Ah, il 3000 ci ha messo allora. Eh no, però... No. Guarda, onestamente, ragazzuoli, io vado a metterci 1600 Turbo Rally. 1600 Turbo Rally mi ispira molto di più. Ah, però non possiamo cambiare... Vediamo. Riandiamo sempre classe SU. Ah, qua addirittura... Vai a perdere. Lascia perdere che i punti di prestazione là sono anche un po'... Barboni, che ne sanno questi. Allora, i freni ce li aveva messi. Questi ammortizzatori fuori strada, smorzato, sportivi da gara. Ok, fuori strada sono giusti. Questo ce l'aveva installato. Anche se il controllo, insomma. Di questo qua lascia perdere. Lascia perdere. Questo ci sta invece, perché questo pure. Qua vediamo un pochino. Marce ce ne devi mettere di più. Devi proprio avere della potenza in marce devastante.
Fai di fino, differenziale da rally c'è, da fuoristrada, va bene. E cerchi, 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 possiamo... Allora, i distanziali eventualmente li mettiamo. Finisce poco poco il controllo, ma... Ma qua tutto sommato dipende pure, eh. I gommoni non sempre sono la scelta più sportiveggiante. Vediamo questi cerchi. Vedi pure questi. Hanno il loro perché. Io mi ricordo che ce n'erano alcuni che avevano una bandina blu, così come ce n'erano alcuni che avevano una bandina rossa. Non mi ricordo in che categoria stavano. Che avevano dei piccoli dettagli. Però onestamente non mi ricordo dove li avevo visti, non erano quelli lì un po' troppo eccessivi. Vediamo un po' se li troviamo, se no ci andiamo a mettere... No, non li trovo. Vabbè, allora non credo che stiano in quell'altro. Questi meno 3 kg, questi pure meno 3. Ok. Di cerchioni va bene, secondo me. La 14 va bene senza esagerare. Abbiamo fatto tutto? Credo di sì. Dai, proviamo, signori. Sta all'assetto. Siamo sempre la stessa classe, però abbiamo meno potenza vera e propria nel motore perché quell'altro in realtà potevamo ancora potenziarlo, però. Vediamo, vediamo. Avremmo fatto bene, avremmo sbagliato? Magari dobbiamo rimettere la difficoltà di prima, semplicemente. Può essere. Comunque, testiamo. Dobbiamo provare, signori, dobbiamo provare. Però il motore 1.6 mi dava più... A livello di sound mi sa più di Rellino. Mi sa più di Rellino. Che vedevo di... Non so perché, ma... Allora, immagino che già con il 4x4 qua riusciamo a gestire un po' meglio quella che era la sguisciata eccessiva. Ma io gli pneumatici non ne ho visto se ho messo quelli da Rally. Effettivamente. Non ho visto se ho messo quelli da Rally. Che è un dettaglio da non sottovalutare. Invece abbiamo 10 marce, quindi hai voglia buttarle dentro. Vedi. Oh, vediamo un attimino, ma quelli... I preparatori che ci davano quei kit, quelle cose... Non so del mestiere. Ci mettiamo le mani noi. Andiamo a schiantare malissimo. Per carità, gli altri vanno, ma almeno riusciamo a ad essere più nel gruppone. Levate biondo, ma che ne sai tu? Che ne sai? Levatevi. Guarda com'è Turbo Rally, guarda com'è Turbo Rally adesso. Ma di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? Come si insinua all'interno? Lo dobbiamo modificare noi le macchine, signore, non ci dobbiamo fidare. Guarda qua, in un giro, subito, easy. E il sound comunque ha il suo perché, per carità, pure quello col kit non era male di sound, ma questo mi sa più di rally. Sa più dire il... Oppela, oppela, oppela. Madonna, se sta imbarcando, se sta imbarcando. E non sappiamo neanche se abbiamo le gomme adatte. Piccolo... Piccolo appunto, piccola postilla. Vediamo un attimino dopo sta gara. Magari andiamo a fare un pit stop e controlliamo.
sicuramente tiene meglio per il 4x4 ora come ora, e per qualche altra magari modifichina che abbiamo fatto, ma anche gli pneumatici sono discretamente importanti qua. Sì, direi che quelli da rally vanno più che bene per questo tipo di gare. Vabbè, visto che sta gara ve l'ho fatta vedere 18 volte, l'altro giro me lo faccio io. Mo ragioniamo, dai, mo ragioniamo. Va bene, quindi bastava stringere una valvolina e si... E si va a risolvere, si va a risolvere. Molto bene, molto bene. Allora, come detto, direi di andare a dare, giusto per scrupolo, un'occhiatina alle condizioni degli pneumatici. Another podium finish. If you spend any more time on the festival stage, they'll be asking you to DJ. Playlist del festival completata. Ah, sto, vabbè, non è voluta come cosa. Allora, sì, qualche altra gara rally ci sta. Le gare di cross country, secondo me convierrebbe farle non proprio con un'auto da rally, perché in linea teorica sono un po' più dedicate ad auto proprio GP'ine, cose del genere. Però, insomma, poi diamo un'occhiatina anche a quello. Andiamo a vedere gli pneumatici. Noi abbiamo quelli da fuori strada, no, è giusto così, è giusto così. No, da fuoristrada va bene. Da neve, ma da neve effettivamente non c'è mai servita. Mettiamo le catene a posto. No, le gomme ce le avevamo giuste, quindi sotto questo aspetto è andata bene. Adesso ci andiamo a vedere qualche altra gara che eventualmente abbiamo qui nei paraggi, sempre dedicata a rally. Yes, vinci tutte le gare. Sterrato, va bene, pure questo. Cross country, onestamente non... Oddio, per carità, questo mi sa che va un po' più off-road rispetto alle altre. Quindi il cross country sì, credo che convenga auto un po' più alte, un po' più da vero e proprio fuori strada, non sterrate, proprio fuori strada. Tipo sti GP'ini che abbiamo, il G63 MG potrebbe anche andar bene. Ma questa ce la facciamo con la nostra Renault 5 Turbo Rally, che è abbastanza aggressiva, abbastanza retro. Anche noi siamo vestiti in modo abbastanza retro barra... No, imbarazzate, è una questione di stile. Se le gare di rally sono tante quelle da fare, magari ci andiamo a tenere qualche gara. Che dite con la Audi 4? Anche la Celica, però se dobbiamo scegliere tra l'Audi 4 e la Celica, alcune le abbiamo fatte con la 205. Insomma, prendiamo un po' di auto iconiche, mamma mia qua. E prima le abbiamo fatte con la Ford Escort. Qui, gara da punto a punto, quindi cerchiamo subito di riguadagnare la testa della gara. Attenzione, staccatona. Due Renault 5 a confronto, ma la nostra è nettamente più tamarra e quindi merita la vittoria. Staccatona all'esterno. Incrociamo e ripartiamo con prepotenza. Riprendiamo la testa del gruppo. Vedi, quindi alla fine, vabbè, per carità, in questo tipo di giochi ci sta il fatto anche di una difficoltà dinamica tra le gare. Però dipende molto dal veicolo. Perché, per dire, questa è sempre di classe S, come abbiamo fatto con la Metro, come abbiamo fatto con la stessa, con il kit normale. Però non sempre ti dà magari quello stesso feeling. Probabilmente sarebbe bastato anche andare a mettere già solo il 4x4, poteva aiutare. Penso che molto sia dato da quello, perché comunque con la trazione posteriore si sa che bisogna andare un po' più, per forza di cose va un po' più inderapata, esce un po' meno pulita, però un conto è in determinati circuiti, un conto in questi qua dove se vai un po' lunghetto non riesci a guadagnare, non riesci a fare una guida di fino, quindi devi puntare un po' più alla sostanza, e quindi ci vai a buttare una trazione integrale che ti dà certo più sicurezza, più controllo, più aggressività.
attenzione. Guarda come tiene, guarda come tiene. Occhio, occhio. Bravi tutti. Vedi che potenza. Olè. Non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno. Facciamoci un'altra di rally. Poi ne proviamo una cross country con questa qui. La possiamo pure provare. 100. Cioè ho skippato, va bene. 100, giusto così. Non è stata voluta la cliccata, ma va bene. Il transit già ce l'avevamo. 250.000 sarebbero stati anche meglio, se vogliamo dirlo. Però ci accontentiamo anche di 100.000 baiocconi. Eccone un'altra. Anche qui un altro bel sentierino da farci con la nostra Renault 5. Amarramento style. Vai col sentiero. Vai di fino. Sempre temporali, ma in realtà non è proprio vero, nel senso dipende. La prima era un po' post pioggia, però non proprio fase di temporale. L'Audi 4 pure è da modificare. L'Audi 4 pure è da modificare, signori. Attenzione. Occhio che fa, spinge. Mortacci sua. Attenzione il golfino. No, non è il golfino, è la... Cazzo si chiama la... non mi ricordo. Dietro sembrava il golfino, però effettivamente era un'altra che ho visto durante la ricerca, perché sto vedendo anche qualche auto, quale auto poter eventualmente utilizzare. Ho messo la ricerca chiusa, auto da rally, rally classiche, boli da rally, eccetera eccetera, e c'era quella lì che in realtà non conoscevo, però è rivenuta in mente adesso che l'ho vista, che ovviamente è posteriore, simile alla Golf, ma mi ricordo se era Honda o cosa del genere. Mamma mia come arriva sta Renault 5, porco due. Ma di che stanno a parlare? Guarda qua. Questo è il suo signore, questo è il tuo terreno. Guardala come danza sul terriccio. Il terriccio, come detto, è suo. Questo per il cross country non credo che vada benissimo, ma rally vero e proprio ce n'ha. Guarda qua, guarda che stile, tiralo. Oddio, per carità, ci inseguono, non lontanissimi, ma non hanno la nostra aggressività, la nostra prepotenza, la nostra leggiadria. Madonna mia. Sono impantanati. Bravissimo. Va bene così. Tiralo. Bravi tutti. Guarda come ti derapa. Ma che ne sapete voi, barboni lì dietro. Ecco, diciamo, il punto di galleggiamento è un po'... Non è il nostro punto forte, ma bravi tutti. Qua dominata come se non ci fosse un domani. A posto così. Guarda, attenzione, stanno tamponando malissimo lì all'arrivo. E facciamo una panoramica per vedere un pochino quante effettivamente gare di rally e cross country abbiamo ancora a disposizione, perché penso che ce ne siano comunque una marea, immagino, sì. Una ce l'abbiamo qua davanti. A sto punto direi che ci salutiamo qui per oggi. E di auto da rally, secondo me, ne possiamo fare almeno un altro paio, perché di gare ce ne sono abbastanza da fare ancora un paio di
capatine con auto da rally e cross country. Vediamo, cross country, magari facciamo qualche altro veicolo un po' più da off-road, come detto, non strettamente rallistico, perché penso che ci stia meglio e giustamente sono anche gare un po' più particolari. Per quanto riguarda poi gli altri eventi che dobbiamo fare, ci stanno i punti di velocità, accelerazione, eccetera, eccetera. Però, signori, io a questo punto direi che ci salutiamo qui con questo episodio. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Non so quanto sia uscito lungo questo video, perché effettivamente ho fatto un po' di taglietti qui e lì. Mi vado a prendere il cartellone qui sotto. No, già che ci siamo. Dai, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, dove potete abbonarvi se avete Amazon Prime. Mi raccomando, approfittatevene perché potete abbonarvi in modo totalmente gratuito e mi supportate. E seguitemi anche sul secondo canale, eccetera, eccetera. Alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Costa Reale.